retrocesso esterno da parte del Palermo nell'ottava giornata del campionato Under 15 Serie A e B Girone C. La formazione rosanero batte infatti a Borgo Grappa il Latina per 2-1 con un ottimo secondo tempo e le reti siglate da Butticè nella prima frazione e Pestrianni. Quest'ultimo decisivo. Il pari momentaneo del Latina invece è stato siglato dal solito De Bellis. Sono i nerazzurri ad essere i primi ad essere pericolosi al quinto minuto di gioco, mentre all'undicesimo sarà un calcio di punizione a spaventare la retroguardia nerazzurra. Palla al centro dell'area di rigore e la ribattuta proprio da parte di Prestiani viene parata dal portiere di casa Mantuan. Poi ancora Latina pericoloso al minuto numero 20 della prima frazione di gioco, dopo un'azione lunga azione batti e ribatti. È il Palermo che troverà il pallone con Mantuan, ottimo in doppia uscita, a prendere il pallone ed evitare i pericoli. Palermo che così passa in vantaggio un istante dopo e la conclusione, questa volta da parte di Butticè, è perfetta. Diagonale vincente e 1-0 in favore dei rosanero, che chiudono praticamente così la prima frazione. Con un altro pericolo invece, qualche minuto più tardi al 27esimo, sarà ancora l'autore del gol a rendersi ancora pericoloso con un altro diagonale. Questa volta il pallone termina al lato. Latina che si rende pericoloso invece con Ruggeri, con un'ottima parata da parte del portiere rosanero che lascia il pallone sulla traversa. Palermo che si rende pericoloso anche nella ripresa. Ed è proprio Pestrianni a rendersi pericoloso con Mantuano, bravissimo in uscita. Latina che giunge però al pari, al minuto numero 8, è bravissimo De Bellis a rubare il pallone al difensore e a battere il portiere degli ospiti. 1-1 che rimette tutto in gioco, ma al 12esimo minuto altro pericolo, questa volta del Palermo che si riversa nell'area di rigore avversaria. Il colpo di testa però termina al lato. Il gol vittoria arriva allora al minuto numero 15, con il calcio di punizione battuto da Pestrianni. Mantuano non può fare niente e 2-1 in favore del Palermo. Gara che si conclude al 32esimo minuto di gioco con l'ultima occasione vera ancora da parte del rosanero. Palla che però termina sul fondo e dopo 4 lunghi minuti di recupero il Palermo può festeggiare. Batte il Latina per 2-1.